dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascerò la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Parola del Signore. Carissimi, buona Pasqua a tutti. Questa domenica continuiamo il discorso di Gesù dopo l'ultima cena, dopo la lavanda dei piedi e dopo l'uscita di Giuda. Queste parole da Dio fanno parte del testamento spirituale di Gesù ai suoi discepoli. Questo discorso profondo e ricco del Vangelo di Giovanni prepara gli apostoli per la festa dell'Ascensione e per la discesa dello Spirito Santo a Pentecoste. Anche noi, insieme alle nostre famiglie, le nostre comunità parrocchiali, siamo chiamati a preparare il nostro cuore, ad amare i fratelli e a testimoniare l'amore di Gesù per ognuno di noi. Il nostro primo piccolo passo è osservare i comandamenti per amore di Gesù. Nel Vangelo, Gesù chiede ai discepoli di osservare i suoi comandamenti, che a volte possono sembrare difficili e duri per ognuno di noi, come obbedire ai genitori, aiutare gli altri, non dire le parolacce, andare a messa, pregare a Dio ogni giorno e perdonare chi ci fa del male. Per amore degli amici facciamo tante cose per far loro piacere, per farli sentire contenti e spesso per non perdere la loro amicizia. Facciamo anche cose brutte, come parolacce, deridiamo i deboli. Se l'amore degli amici ci spinge a fare queste cose, l'amore di Gesù ci deve ispirare, motivare, aiutare a fare delle cose fastidiose. Obbedire, osservare, pregare, aiutare, sopportare. Allora, carissimi, osserviamo i comandamenti di Gesù per amor suo. Il nostro secondo piccolo passo è chiedere aiuto allo Spirito Santo. Gesù, dopo la sua resurrezione, dona agli apostoli lo Spirito Santo. Ognuno di noi ha ricevuto lo Spirito Santo al battesimo e tra 2 settimane festeggeremo la festa delle Pentecoste. San Paolo dice: voi siete il Tempio dello Spirito Santo. Allora, carissimi, questo significa che la nostra identità e la nostra dignità è grande e preziosa davanti a Dio. Ogni giorno abbiamo tante cose difficili e faticose da fare a scuola, a casa, ma è proprio quando sentiamo la mancanza di risposte, energie, soluzioni che chiediamo l'aiuto dallo Spirito Santo di Dio. Impariamo a ripetere: o Spirito Santo, guidami per la strada giusta, illumina la mia mente, incoraggia il mio cuore, perché io con il tuo aiuto non mi perda mai. Il nostro terzo piccolo passo è conoscere e ricevere la vera pace di Dio. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù dona la pace ai discepoli e Gesù subito specifica che la pace vera e duratura non è secondo la misura del mondo, ma secondo Dio. La pace di Dio non è avere tutto senza fatica e sacrifici, ma la pace di Dio è quella del cuore, ricevuta con piccoli sacrifici, rinunce e dolore. Per avere la pace in famiglia ci tocca sacrificare i nostri piccoli piaceri per aiutare i genitori. Ci tocca perdonare e dimenticare gli errori degli amici e fratelli per costruire l'amicizia della pace. Per stabilire la pace nei nostri piccoli gruppi ci tocca sopportare tante cose, brutte e cattive, con la carità fraterna. Carissimi amici misericordiosi, Gesù è la nostra pace e la nostra misericordia. Imitiamolo,
Impariamo ad osservare le sue parole d'amore. Chiediamo l'aiuto dello Spirito Santo per avere pace in noi stessi, perdonarla a tutti i nostri cari. Buona domenica a tutti!